Siamo nella sala dell'ufficio del sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, siamo a Palazzo di Città. Saluto e ringrazio il primo cittadino. Buongiorno sindaco e grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, qual è il punto della situazione? Qual è la situazione sindaco a Spoltore per quanto riguarda l'emergenza coronavirus? Ci sono 6 casi ufficialmente accertati, state attendendo risultati di altri tamponi. Situazione comunque possiamo dire sotto controllo in questo momento. Al momento la situazione che abbiamo è sotto controllo, ma come purtroppo accade in tutte le altre parti d'Italia e quindi anche nella nostra regione, si evolve di ora in ora e quindi ci aspettiamo che già nelle prossime ore i 6 ufficiali diventino, che ne so, anche una decina possono diventare rispetto agli ufficiosi. La situazione al momento è sotto controllo e quindi riusciamo ad applicare, devo dire, quelli che sono i protocolli a noi richiesti. Siete in costante e continuo ovviamente contatto con la Regione Abruzzo e con l'ASL di Pescara. Assolutamente sì, finora riusciamo ancora a dialogare, a richiedere quelle informazioni che sono necessarie per la gestione di questa anomala emergenza. Mai io avrei immaginato, tra poco inizio il mio ottavo, il nono anno da sindaco e come dicevamo prima ho affrontato esondazioni, terremoti, nevicate le più incredibili, ma un'emergenza di questo tipo mai. E quindi anomala nel senso che per adesso riusciamo ad avere i collegamenti che ci toccano. La vediamo con la divisa, la giacca della Protezione Civile. Grande il lavoro che la Protezione Civile e tutti gli operai del Comune di Spoltore stanno portando avanti in questi giorni, Sindaco. Assolutamente sì, li ringrazio. Finora una squadra che si è dimostrata competente e all'altezza della situazione. Dico finora perché lo scenario che abbiamo davanti è talmente insolito, talmente nuovo e sembrerebbe talmente drammatico che non so come riusciremo a rispondere all'emergenza che speriamo non vada oltre quello che noi stiamo vivendo. Ecco, quindi una straordinaria squadra di volontari, di personale dipendenti del comune e tutti quelli, la polizia locale, i carabinieri, straordinari interpreti di un'emergenza nuova per tutti noi. Sindaco, lo possiamo dire, siamo stati testimoni diretti dei controlli che sono davvero molto rigorosi, come è giusto che sia nel territorio comunale di Spoltore, perché venendo qui da Pescara siamo stati anche noi fermati da una pattuglia della polizia locale di Spoltore. Sì, assolutamente sì, abbiamo messo in campo tutte le forze possibili e immaginabili e la nostra polizia locale fa ordine pubblico e quindi è di supporto alle cosiddette forze di polizia, quindi ai nostri carabinieri e il questore dispone quotidianamente le nostre forze della polizia locale, ma anche dei carabinieri. Stiamo cercando e devo dire che popolazione di Spoltore, la ringrazio, sta rispondendo veramente bene nella sua stragrande maggioranza, sta rispondendo bene, quindi i controlli sono ancora per quei pochi che fanno fatica ad adeguarsi a delle norme così stringenti. Parliamo, Sindaco Di Lorito, di Spoltore, che è il secondo comune per grandezza della provincia di Pescara dopo Montesilvano. Il vostro è un territorio comunale molto ampio perché oltre al centro storico di Spoltore abbiamo Villa Raspa e Santa Teresa e quindi avete personale su tutto il territorio comunale, anche nelle frazioni più lontane dal centro di Spoltore. Sì, ecco, dopo Montesilvano e dopo il capoluogo che è Pescara, sì, la nostra città diciamo, è la terza città della provincia di Pescara. Siamo 37 chilometri quadrati di territorio, lei pensi che Pescara ne è 32 e abbiamo oltre 300 chilometri di strada, abbiamo i quasi 20.000 abitanti e quindi su questo grande territorio, popolato in una maniera in 5 borghi, 3 più grandi, diceva bene il capoluogo Santa Teresa e Villa Raspa, e quindi non è semplice mettere in piedi. Ecco perché il grande appello che ho fatto in questi giorni e che continuo a fare è che possiamo essere anche un esercito a controllare, ma la consapevolezza deve stare insita nei nostri cittadini e devo dire che le risposte vengono, quindi i nostri cittadini devono, secondo me, sono assolutamente responsabili. I numeri, sindaco, ci dicono che
Pescara e il Pescarese sono nella nostra regione le zone più colpite per quanto riguarda i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione. Da questo punto di vista possiamo dire che a Spoltore le cose vanno decisamente meglio. Parlavamo prima, proprio all'inizio di questo collegamento, di questi 6 casi accertati ufficialmente. Ci sono altre zone della provincia di Pescara dove la situazione è sicuramente più complicata, quindi da questo punto di vista vi potete ritenere soddisfatti? Dico, finora sì, con 6 casi positivi e qualcun altro di ufficio, 6 casi positivi ufficiali e qualcun altro ufficioso, certo, però non è questo. Io credo che non si riesca a capire bene qual è la dinamica di questi flussi. L'unica cosa che queste persone che io ho avuto modo di sentire personalmente, devo dire che finora, e dico sempre finora perché ripeto, lo scenario può cambiare da un momento all'altro, sono tutte persone che stanno in condizioni di salute diciamo discretamente bene. Riteniamo e speriamo che questo trend, diciamo, se vogliamo positivo, della loro condizione di salute possa continuare in questo senso. Ecco, finora certo è soddisfacente, però mi auguro che non cambi, ma non so quando, fino a quando non cambi. Ecco. Sindaco, dal punto di vista delle attività commerciali, ovviamente le disposizioni sono ormai note a tutti, sono aperti solo negozi che vendono generi alimentari, va bene, farmacie e negozi che dunque vendono beni di prima necessità. L'impatto al momento è difficile parlarne, l'impatto economico che un domani potrebbe subire Spoltore da queste chiusure prolungate che sono destinate a durare ancora settimane. State pensando già a quello che sarà il domani o comunque a mettere già in campo delle iniziative oggi per supportare tutte quelle attività che in questo momento nel territorio comunale di Spoltore sono chiuse? Assolutamente sì, innanzitutto ringrazio tutte le attività comunali che quelle che si dovevano adeguare, si sono adeguate in base agli scaglioni e le norme come venivano ed entravano in vigore, quindi non c'è stato assolutamente nessuno che ha disapplicato quelle normative. Quelle attuali stanno secondo me più svolgendo un'attività di servizio che non commerciale nei confronti delle persone che stanno e devono rimanere a casa. Certo è che noi come comune metteremo in campo tutte quelle azioni per andare incontro a queste esigenze, però è chiaro che il comune può poco, ecco perché ci aspettiamo tanto che il governo dia ai comuni quegli strumenti che possono far sì che quelle attività che hanno subito dei danni anche per via della chiusura, tutte le situazioni negative che si sono ripercosse sulle nostre attività possono essere adeguatamente ricompensate e possono riprendere quell'attività di servizio, quell'attività che hanno svolto finora egregiamente fino, immagino, a prima della crisi del coronavirus. Jacopo, il sindaco è a nostra disposizione, a tua disposizione per eventuali domande dallo studio, prima di restituirti la linea. Solo una curiosità in realtà, per ovviamente per un primo cittadino, poi discorso che può essere esteso anche per tutti gli altri. Si è parlato, avete parlato molto bene Paolo, dei controlli e del territorio vasto di Spoltore. Ora, volendo fare un po' un discorso in senso più lato, volevo sapere se un sindaco, in relazione anche all'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione, al di là del fatto che renda un po' più complicato gli spostamenti per andare a fare la spesa, comprare generi alimentari o medicine, se questo dal punto di vista del costringere tra virgolette le persone a stare più dentro casa si sente, diciamo, un po', può essere vista anche come una specie di buona notizia. Sì, infatti era la domanda, Jacopo mi ha letto nel pensiero, è il caso di dire, che avrei voluto fare prima di salutarci qui al sindaco di Lorito. Di Lorito c'è anche ci sono anche queste previsioni di maltempo, questa allerta meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni, c'è anche il rischio neve nell'entroterra e dunque anche a Spoltore. Oltre a tutto quello che state facendo in questi giorni, c'è questa notizia del maltempo che però ha anche un risultato
risvolto, potrebbe avere anche un risvolto positivo, perché con il maltempo, con il freddo, con la pioggia, con la neve, le persone resterebbero più volentieri a casa, mettiamola così. Allora, innanzitutto grazie per la domanda, così approfitto a fare un appello alla popolazione di Spoltore, ai cittadini di Spoltore. E mi auguro che la neve non arrivi, se non una neve che non crei problemi al territorio, e così come la pioggia che sembra arrivare dopo da mercoledì, giovedì e anche venerdì, una pioggia che non crei problemi al territorio. Però una cosa è certa, si è creato un abbassamento di temperatura, ecco perché l'invito a rimanere ulteriormente a casa, perché l'abbassamento di temperatura può generare dei malanni nei cittadini, cittadini che potrebbero confondersi con le situazioni di positività al coronavirus. Quindi non accalchiamo ulteriormente le strutture sanitarie, il personale medico che è impegnato nella battaglia contro il coronavirus, quindi abbiamo un atteggiamento di prudenza, rimaniamo a casa, non usciamo anche solo per fare la spesa, cerchiamo di contingentarla rispetto a questo periodo di freddo, perché ci possiamo ammalare e ammalandoci andiamo a prendere posti che servirebbero ad altri in questo momento. Io direi che su queste parole davvero importanti del primo cittadino di Spoltore possiamo chiudere qui questo collegamento in diretta con Palazzo di Città. Io ringrazio il sindaco Luciano Di Torito, grazie sindaco, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Dal comune di Spoltore è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Jacopo.